Esame superato per l'UPC Tavagnacco. Le gialloblu vincono contro il Südtirol per 4-1, dimostrandosi squadra di carattere anche con le avversarie di bassa classifica. A segno per le gialloblu Clelland, Parisi, Giuliani e Frizza. Sara Di Filippo parte con Penso, De Val, Martinelli, Frizza, Brumana, Parisi, Clelland, Sardo, Camporese, Giuliani, Filippozzi. Risponde Schuster con Schoffenberger, De Luca, Brunello, Menegoni, Ferrari, Molin, Dalla Giacoma, Viviritto, Torresani, Tonelli, Brunello. Passano 4 minuti e il Tavagnacco si rende pericoloso con Brumana, che prima si guadagna una punizione per un fallo di Molin dal limite dell'area, poi si incarica della battuta e scheggia il palo. Al decimo però è il Südtirol a passare in vantaggio. Alessandra Tonelli è lanciata verso la porta da una compagna e appena entrata in aria fa partire un tiro che sorprende Penzo sul primo palo. La palla si insacca sotto la traversa e la partita sembra mettersi male per le padrone di casa. Le gialloblu reagiscono subito e già al 14esimo, grazie a Clelland, riportano in pari la partita. Lanciata a rete da Giuliani, la scozzese si invola verso la porta e con un tiro potente supera Schroffenegger. La numero 9 del Tavagnacco al 17esimo ha sui piedi la palla del vantaggio, ma la sua conclusione lambisce il palo. Al 32esimo ancora Clelland pericolosa, la scozzese tenta la deviazione di piede su cross da calcio d'angolo, ma Dalla Giacoma salva sulla linea. La ripresa si apre con un'occasione per il Tavagnacco, con Camporese che tenta la deviazione vincente su cross da calcio d'angolo, ma la palla esce di un soffio. Al nono ci prova Giuliani, ma il suo tiro finisce sull'esterno della rete. Al 15esimo la partita cambia. Parisi prende palla al limite, entra in aria, supera traversarie e fa partire un diagonale che non lascia scampo al portiere altoatesino. Per la Trentina si tratta della 7ª rete stagionale. A questo punto il Tavagnacco dilaga. Al 18esimo, terzo gol delle friulane con Giuliani, che sorprende il portiere del Südtirol con una conclusione da fuori aria. Passano 3 minuti e Frizza firma il poker, avventandosi su una respinta corta di Schroffenegger. Per Frizza si tratta del primo gol in campionato in questa stagione. C'è tempo anche per una occasionissima di Brumana, che al 39esimo colpisce a colpo sicuro ma sulla linea di porta trova De Luca a negarle la gioia del gol. La partita termina sul punteggio di 4-1 con le friulane che conquistano una vittoria meritata davanti al pubblico amico, pur non avendo espresso un bel gioco nei primi 45 minuti. Sabato prossimo trasferta lunga per le ragazze di Sara Di Filippo, che saranno impegnate a Torino contro il San Bernardo Luserna della ex Tatiana Azzorri.